La labirintite è un'infiammazione dell'orecchio che può provocare vertigini, nausea, dolore e problemi uditivi. In questo episodio di In Salute vediamo di cosa si tratta, come riconoscerne i sintomi e da quali fattori può essere causata, con l'aiuto dell'otorinolaringoiatra Augusto Pietro Casani, professore ordinario all'Università di Pisa e presidente della Società Italiana di Vestibologia. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno Federica, grazie a voi dell'invito. Dunque, professore, quali sono le cause della labirintite e quali i principali sintomi? Allora, bisogna partire dal presupposto che ormai il termine labirintite è entrato nell'uso corrente. In realtà, molto spesso non è facile riconoscere la causa delle manifestazioni vertiginose acute. L'orecchio interno è localizzato all'interno di una struttura ossea che si chiama rocca petrosa del temporale, che è una struttura ossea estremamente dura, estremamente irraggiungibile dal punto di vista delle indagini diagnostiche e anche in termini endoscopici non è possibile verificare esattamente che cosa accade all'interno dell'orecchio. Quindi diciamo pure che la causa delle manifestazioni che colpiscono il labirinto sono solo intuibili in virtù di alcuni aspetti, per esempio di tipo epidemiologico. Sappiamo per esempio che nel corso di epidemie influenzali c'è una maggiore incidenza di queste manifestazioni labirintiche, per cui molto spesso ripetiamo che le manifestazioni sono riconducibili ad un problema di natura virale. Diciamo pure che una causa precisa, evidenziabile, studiabile con delle tecniche radiologiche, con delle tecniche di Doppler, è assolutamente difficile da evidenziare e riteniamo che nella maggior parte dei casi entri in gioco dei fenomeni di natura infiammatoria virale, come per esempio i virus cosiddetti neurotropi, il virus dell'herpes, il citomegalovirus. Il discorso Covid in questo momento è del tutto in via, diciamo, di discussione, ma non sembra che abbia creato dei grossi problemi a livello labirintico, però non possiamo assolutamente escludere la presenza di fattori vascolari che voglio dire che vengono prese in considerazione prevalentemente in soggetti più anziani, in soggetti che hanno dei fattori di rischio come il fumo, l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, ma diciamo così, arrivare a capire la causa è un elemento, diciamo così, che si basa più su dei fattori di presunzione che non su dei fattori effettivamente certi e indotti da indagini di vario genere. E invece quali sono i principali sintomi associati alla labirintite? Allora, partiamo dal presupposto, che il labirinto funziona sempre in simmetria, cioè i due labirinti funzionano in maniera simmetrica. Per cui io faccio sempre l'esempio delle ruote sterzanti di un'automobile per far capire come funzionano. Se lei ha un'automobile che funziona bene, quando gira lo sterzo, le due ruote girano in maniera simmetrica e quindi lei riesce a mantenere la stabilità del suo mezzo. Va bene, la labirintite o comunque un difetto del labirinto è come praticamente se a un certo punto una ruota non rispondesse più ai comandi dello sterzo. Per cui quando io giro lo sterzo, una ruota gira, l'altra rimane ferma. È chiaro che la macchina non ha più la sua stabilità, la macchina sbanda e questo in termini clinici, non in termini diciamo di esempio automobilistico, si manifesta sotto forma di una vertigine rotatoria. Il paziente ha una sensazione di veder girare intorno la stanza e questo è molto importante per fare una diagnosi differenziale rispetto ad altre patologie dell'equilibrio. Che non siano un danno labirintico e accanto al problema della intensa vertigine rotatoria, il paziente ha difficoltà a rimanere in piedi, tende a cadere dal lato colpito, generalmente è uno solo, e oltretutto l'elemento chiave è la presenza di fenomeni neurovegetativi, principalmente nausea e vomito, che indubbiamente creano una condizione che spesso porta il paziente a rivolgersi direttamente al pronto soccorso. Ecco, volevo proprio chiederle questo, quanto e quando dobbiamo preoccuparci in presenza dei sintomi che ha appena descritto? Bisogna distinguere una vertigine acuta prolungata e questa indubbiamente è un qualcosa che va, diciamo così, valutato in termini di pronto soccorso o comunque in termini di una valutazione specialistica otorinolaringoiatrica o audiologica che dir si voglia. Una vertigine che dura a lungo e che compare in maniera spontanea è spesso l'espressione di quel problema labirintico di cui stiamo parlando.
trattando. Chiamiamolo labirintite, ma potrebbe essere anche di altra origine. Diversi invece sono i casi in cui la vertigine viene provocata, e la vertigine viene provocata molto spesso dall'assunzione di certe posizioni. E questo fa parlare non tanto di labirintite, ma della cosiddetta vertigine parossistica posizionale, che voglio sottolineare in quanto rappresenta indubbiamente la causa più comune di vertigine che esista sulla faccia della Terra e che è la causa più comune in ogni casistica che noi valutiamo, di tipo otorinolaringoiatrico, di tipo audiologico, di tipo, diciamo, neurologico. E la vertigine posizionale è quella praticamente legata ai cosiddetti otoliti. Noi abbiamo nell'orecchio dei piccoli cristalli di carbonato di calcio che servono per fare peso in modo da farci percepire la forza di gravità. Normalmente questi microcristalli di carbonato di calcio stanno adesi in un punto ben preciso dell'orecchio per motivi che nella maggior parte dei casi è difficile riconoscere, al di là delle forme esito di trauma cranico. C'è la possibilità che questo materiale otolitico, che questi microcristalli si stacchino. Ormai nella pratica clinica i pazienti ormai conoscono i cosiddetti cristallini nell'orecchio, però questo materiale distaccandosi diventa come una specie di corpo estraneo nell'orecchio, per cui il paziente se sta fermo, seduto, in piedi non ha niente, ma esistono delle posizioni come per esempio chinarsi per cogliere un oggetto, estendere la testa per prendere un oggetto in alto su uno scaffale, sdraiarsi nel letto, alzarsi, tutto questo crea una vertigine che è violenta, rotatoria come quella precedente, ma di breve durata. Infatti si chiama vertigine parossistica di posizione. Quindi mentre una vertigine che ha questo carattere episodico e specialmente scatenata dalle posizioni può essere tranquillamente gestita anche in ambito ambulatoriale, dal medico di famiglia, dal specialista ambulatoriale, eccetera, una vertigine acuta di lunga durata, e quando parlo di lunga durata intendo ore, anche se può magari progressivamente ridursi di intensità, necessita di una valutazione specialistica anche per escludere che questa vertigine acuta possa riconoscere delle cause non periferiche e quindi benigne, ma centrali. È raro che una vertigine acuta come quella che abbiamo descritto possa essere legata a delle patologie a carico del sistema nervoso centrale, ma in una piccola percentuale dei casi può essere questa vertigine la spia di una ischemia cerebrale, in modo particolare a carico del cervelletto. Invece, tornando ai pazienti con labirintite, a che tipo di cure vengono solitamente sottoposti questi pazienti una volta che vengono presi in carico dall'otorinolaringoiatro o dall'audiologo? Esatto, questa è una domanda estremamente importante. Anche qui è chiaro che la terapia si scontra con la difficoltà di capire qual è l'elemento causale. Perché se io avessi la certezza che si tratta di un problema circolatorio, posso usare dei farmaci che hanno un'azione migliorante il microcircolo dell'orecchio interno. Va bene, però questo non è dato di sapere, e quindi molto spesso il trattamento della forma acuta di vertigine prevede in primo luogo dei farmaci che noi chiamiamo vestibular suppressant, cioè farmaci che riducono l'attività del labirinto in modo da attenuare la sintomatologia vertiginosa. Molto spesso noi utilizziamo un'associazione di un prodotto che è cinnarizzina, che è un farmaco che ha un'azione sedativa nei confronti del vestibolo in modo da ridurre l'intensità della vertigine, in associazione con un altro farmaco che si chiama dimenidrinato e che corrisponde praticamente a quel Transcop. Vi ricordate il cerottino che un tempo si metteva dietro l'orecchio per combattere la chinetosi? È un farmaco che riduce la sintomatologia cosiddetta neurovegetativa, la nausea e il vomito. Va bene, e questo è molto importante perché in una prima fase il paziente ha una, diciamo, difficoltà anche, ripeto, a mantenere la stazione eretta e è sofferente in maniera notevole in virtù delle manifestazioni di nausea, vomito e quant'altro. Quindi la prima fase è quella di utilizzo dei vestibular suppressant. Però attenzione, allora, una volta che io ho un problema labirintico, monolaterale, una labirintite, spesso praticamente entrano in gioco dei meccanismi immediati di compenso vestibolare. In altri termini, il cervello si rende conto, va bene, che esiste uno squilibrio a livello del sistema vestibolare, il sistema dell'equilibrio, e quindi mette in moto dei meccanismi che favoriscono il recupero funzionale. Quindi, paradossalmente, più il cervello si accorge che c'è questo squilibrio, maggiori sono le possibilità che metta in moto quei meccanismi che compensano. Quindi, paradossalmente,
Anche se il paziente sta male, una volta che ha superato la fase iperacuta, che possiamo superare con i farmaci vestibular suppressant, con i farmaci che bloccano semplicemente il vomito, oppure anche semplicemente con del diazepam, che poi è un sedativo, ma che praticamente riduce la componente un po' emotiva del paziente e, diciamo così, favorisce anche il recupero funzionale. Bisogna che il paziente si muova prima possibile. Può sembrare un paradosso, ma la prima forma di recupero funzionale è una mobilizzazione precoce, proprio perché più il cervello si accorge che c'è questo disequilibrio fra i due labirinti, più mette in moto questi meccanismi. Naturalmente, poi, essendo spesso forme virali, il labirinto può ricominciare a funzionare spontaneamente una volta superata la fase acuta. Ed è per questo che sempre nella fase acuta, laddove non ci sono controindicazioni sistemiche, si utilizzano anche degli steroidi, del cortisone, a scalare in piccole dosi, perché in presenza di un fatto infiammatorio può favorire il recupero funzionale. Quindi dalla labirintite si può guarire completamente. Certamente. Diciamo pure che, allora, io le ho fatto l'esempio della labirintite e le ho fatto l'esempio della famosa patologia da cristallini. Una piccola, precisazione, nell'ambito della cosiddetta vertigine posizionale, che è una forma particolare, se possiamo definire così, di labirintite, noi abbiamo a disposizione delle manovre, dei movimenti che favoriscono il riposizionamento degli otoliti. E qui diciamo che la terapia medica serve solamente per bloccare gli eventuali effetti collaterali neurovegetativi, torno a ripetere, nausea e vomito, perché l'efficacia del trattamento fatto con questi movimenti, con queste manovre che noi ripetiamo, chiamiamo di riposizionamento, è notevole. Per quel che riguarda però la labirintite vera e propria, quella che dà una vertigine prolungata, di lunga durata, eccetera, effettivamente la guarigione è possibile in virtù, da una parte, del recupero funzionale del labirinto, dall'altra, dai meccanismi di compenso vestibolare. Questi ultimi devono essere aiutati, va bene, da una mobilizzazione precoce, dal fatto che il paziente si muova e anche da farmaci che possono migliorare il cosiddetto tropismo neurale, i cosiddetti nootropici, cioè farmaci che stimolano l'attività del sistema nervoso centrale e anche da farmaci che aiutano il microcircolo laddove magari il paziente ha qualche fattore di rischio. Una cosa molto importante. È chiaro che l'esperienza di una vertigine acuta è un'esperienza veramente drammatica per il paziente. Io dico che esistono pochi sintomi ansiogeni come la vertigine acuta, va bene, dalla labirintite, per il semplice fatto che se io, per esempio, ho un male a un ginocchio, so che ho un problema localizzato in un punto ben preciso e non penso a gravi patologie. Se mi viene una vertigine acuta, non so a cosa riferirla, per cui molte persone hanno paura di essere magari incappate in un problema ischemico cerebrale, in un problema neurologico di maggior rilievo e quindi è un sintomo ansiogeno. Ecco perché è importante intervenire subito, rassicurando il paziente, facendogli una diagnosi di patologia vestibolare periferica, quindi con niente di pericoloso, e poi somministrare subito questi trattamenti, sia in termini medici che in termini anche di, chiamiamolo, riabilitativi di movimento, perché in questo modo il paziente ha maggiori possibilità di recupero. Più tardivamente noi interveniamo e magari siamo meno, come dire, empatici, meno, diciamo così, pronti a spiegare al paziente le caratteristiche del suo problema, maggiore è il rischio che si vada incontro ad una cronicizzazione dei sintomi, il che significa che il paziente non ha più la vertigine rotatoria, ma le rimane una sensazione di instabilità che spesso viene chiamata una cicatrice vestibolare, cioè il cervello si ricorda che c'è stato questo violento episodio di vertigine e quindi di fronte ai movimenti tende praticamente a mettere in allarme il paziente lasciandolo instabile. Quindi ecco l'importanza della diagnosi che sia precoce, che sia spiegata bene al paziente e di un trattamento particolarmente mirato a ridurre non solo i sintomi, a migliorare e a ridurre il decorso della malattia, ma anche a evitare che si evolva verso un qualcosa di psicologico che poi altera fortemente la qualità di vita del paziente. Una piccola precisazione. Non ci dimentichiamo che la popolazione sta invecchiando e quindi la comparsa di una manifestazione vertiginosa, che sia una labirintite, che siano i famosi otoliti, che sia una meniere o che sia un problema di equilibrio, contribuisce fortemente al rischio di caduta nell'anziano.
e sappiamo benissimo qual è l'importanza del rischio di caduta nell'anziano per i problemi di ospedalizzazione, di costi sociali, di qualità di vita e di rischio di morte addirittura. Quindi, visto e considerato che nell'anziano alcune forme sono piuttosto comuni, vedi la vertigine posizionale, è particolarmente importante che ci sia attenzione ai disturbi dell'equilibrio, specialmente della fascia di età dai 60 in su. Quindi questa è una raccomandazione che io uso fare sempre, perché in definitiva la persona che approccia per primo il paziente vertiginoso molto spesso è il medico di famiglia, che magari non ha una diretta esperienza di tipo otorinolaringoiatrica, o il medico di pronto soccorso. Quindi è assolutamente importante da parte anche di noi otoiatri e audiologi avere questa opera di educazione nei confronti di questi specialisti e di questi medici di famiglia, perché effettivamente loro rappresentano la prima barriera e quelli che possono poi indirizzare il paziente alle giuste specialità. Invece una labirintite, può causare anche problemi uditivi temporanei oppure permanenti? Esistono pochi casi in cui c'è una concomitante presenza di manifestazioni labirintiche e manifestazioni uditive. Una di queste è la malattia di Meniere, di cui spesso si sente parlare. Parliamoci chiari, non è una patologia comune. Vabbè, è stimato che in termini epidemiologici ci siano 100 menierici, 120 menierici ogni, va bene, 100.000 abitanti. Però è una patologia invalidante, perché sono delle condizioni che tendono a ripetersi. Mentre l'episodio della labirintite, nella stragrande maggioranza dei casi, è unico, le manifestazioni di Meniere tendono a ripetersi. Perché? Perché in realtà il motivo in questi casi non è un fatto virale, non è un fatto circolatorio, ma è dovuto al fatto che all'interno dell'orecchio ci sono dei liquidi, l'endolinfa e la perilinfa, che per motivi che ancora non conosciamo tendono ad aumentare. Quindi questo idrope, si chiama così, questo aumento del volume dei liquidi crea una condizione per cui sul versante uditivo dà un calo dell'udito, un rumore nell'orecchio, una sensazione di avvattamento auricolare. Sul versante vestibolare, la compressione degli elementi cellulari da parte di questo aumento del volume dei liquidi crea la manifestazione vertiginosa. Quindi è mia abitudine chiedere sempre al paziente se nel corso dell'episodio acuto di labirintite ha avuto delle sintomatologie riferibili a un problema uditivo, ma non è molto comune. Nell'ambito della malattia di Meniere questo è possibile, e questo però onestamente rappresenta una piccolissima percentuale di casi di vertigine acuta di cui stiamo parlando.